Ha colpito ripetutamente sulla testa e sul corpo con una stampella ortopedica una donna, nonostante davanti agli occhi di numerosi viaggiatori presenti. È accaduto ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Battipaglia, dove solo l'intervento degli agenti del compartimento Polfer per la Campania ha evitato il peggio. L'aggressore, un 29enne di origini marocchine, probabilmente ubriaco, ha continuato, brandendo la stampella a mo' di bastone, a colpire non solo la malcapitata, ma anche i poliziotti, che con grande difficoltà sono riusciti ad immobilizzarlo. Un agente si è anche ferito perché nella concitazione è stato spinto e ha urtato la ringhiera del sottopasso ferroviario, riportando lievi lesioni. La donna aggredita, un'italiana di 46 anni, ha raccontato di aver avuto una relazione ed anche un figlio con l'uomo che, nonostante fosse stato più volte violento nei suoi confronti, non ha mai denunciato, proprio temendo conseguenze peggiori. Ora proprio le ulteriori indagini hanno consentito, in merito anche ai maltrattamenti subiti dalla donna, di arrestare l'uomo, accusato anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna ha riportato ecchimosi alla spalla e alla testa ed è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata presso il pronto soccorso dell'ospedale.